Disegni, copertine e tavole originali, opere uniche per celebrare i 75 anni dello sceriffo Tex Willer, storico personaggio creato dalla penna di Gianluigi Bonelli nel lontano 1948. Alla GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Catania, una mostra rende omaggio al mitico Ranger. Un'esposizione esclusiva realizzata grazie alla collezione privata del curatore Matteo Belfiore, che ripercorre tutte le avventure di Tex e che permette al pubblico di entrare nel suo mondo, di rivivere le sue imprese, imprese che hanno il solo scopo di difendere i più deboli dai fuorilegge e dai criminali, non facendo alcuna differenza di razza e colore. La prima striscia di Tex è stata pubblicata il 30 settembre del 1948, quindi quest'anno festeggia 75 anni. Se vi immaginiamo, se pensiamo che l'epopea del Far West si muove in un arco temporale di soli 50 anni, possiamo ben capire che Tex già si muove, è riuscito quasi a fare una volta e mezzo quello che è stato il percorso reale dell'epopea western. E nel nostro immaginario, perché è riuscito a resistere per 75 anni? Molti se lo chiedono. Una risposta definitiva non c'è, ma probabilmente è perché Tex nel corso di tutto questo periodo è riuscito sempre non solo a mantenere, ad essere sempre lui, ma è sempre il personaggio che lo identifica, ma per i valori che porta, che trasmette e che sono sempre rimasti gli stessi e che è un modello nel quale un po' tutti ci identifichiamo. Tex in mostra a Catania è in programma alla GAM fino al 2 dicembre. Un'esposizione artistica molto pregiata, dedicata agli appassionati ma non solo, composta da una serie di elementi che raccontano la storia di un personaggio che per molti è stato un eroe e che per moltissimi lo è ancora. Non ci pensiamo, ma quello che manca oggi è proprio quel personaggio che ci ispiri. Ecco, Tex da 75 anni ha ispirato intere generazioni, perché insieme a Matteo in questi giorni abbiamo visto sia il signore grande, quindi anche l'ottantenne che è venuto qui a visitare la mostra, sono venuti anche dei ragazzi. Ecco, avere oggi, secondo me, una figura come quella di Tex, che incarni proprio nella sua essenza i valori principali che tutti noi nel migliorarci dovremmo seguire, credo sia una delle cose più importanti. E sì, avere uno zio come Tex, diciamo che non basterebbe a nessuno.